donna nobile che viene maltrattata ogni giorno di più. L'educazione, altra donna nobile, è forse la più nobile di tutte, perché questa dovrebbe gestire è la politica. Bene, il nostro dire oggi vuole denunciare la politica in primis e tutte quelle donne schiacciate che sono la storia, la cultura, l'educazione. Questa però è sicuramente una relazione su quello che è lo stato dei teatri e nello specifico del Teatro Lirico di Cagliari. Vuole essere una testimonianza nello specifico del degrado politico in cui versa la nazione. Il momento attuale vede i teatri lirici, i teatri di prosa, il cinema e tutto il mondo dello spettacolo versare in un apparente stato di coma irreversibile. E la situazione è ancora più drammatica se pensiamo che stampa, TV e coscienza pubblica tutta non ne denuncia a sufficienza la gravità della situazione. In questi anni il teatro, il taglio del sostentamento statale al comparto è netto. I finanziamenti pubblici, compresi quelli locali, non sono sufficienti a coprire gli stipendi dei lavoratori. Il teatro di Genova ne è un esempio. Ha rischiato di scomparire, di chiudere, divenendo ora l'ombra di se stesso. I pochi teatri che riescono ancora a vivere dignitosamente e con che sforzo lo devono a sponsorizzazioni private, lì dove sponsorizzare è mero motivo di lustro, perché a livello fiscale il governo non dà incentivo significativo a farlo. La legge Bondi, che ha recentemente riformato il sistema, altro non è stato che un colpo di spugna frutto di un decreto d'urgenza votato sulla fiducia. Ha legiferato che sono vietate tutte le assunzioni, quelle a tempo determinato, quelle a tempo indeterminato, vietate le assunzioni anche in caso di pensionamento. Peccato che senza lavoratori non si può produrre. Pensate poi quando il produttore nel teatro non è altro che il prodotto. Se a questo aggiungiamo tutta una serie di restrizioni che al momento attuale si sovrappongono ad una situazione debitoria in cui versa la maggior parte dei teatri, il coma è presto spiegato. Ma come in tutte le situazioni pubbliche, doverose per lo Stato, l'alzata d'ingegno non è controllare gli sprechi lì dove vi siano stati, non è bacchettare coloro che dal governo hanno avuto mandato di gestire la cosa pubblica, no signore. La soluzione è semplicemente chiudere, cancellare senza distinzione alcuna e via tutto un comparto culturale. Lì dove il privato potrà soppiantare il pubblico però, badate, lo farà con criteri privatistici. E ben inteso, un privato anche poco illuminato che si sobbarchi una spesa come il Teatro Lirico qui in Sardegna non c'è. Nel caso specifico appunto del Teatro Lirico di Cagliari, la situazione è quella per cui ogni giorno si si cercano maggiori finanziamenti. E il momento attuale è paradossale. Il Lirico conta solo lavoratori stabili, insufficienti alla programmazione operistica, che tra l'altro non è programmabile perché i finanziamenti non sono sufficienti e perché, ciliegina sulla torta, mancano da mesi delle figure dirigenziali che non pervengono fino a quando la situazione economica non si chiarisce. Traetera un po' voi le possibili conclusioni. Giulia Bongiorno ha trovato il tempo, l'energia e la lucidità per scrivere una lettera che Repubblica ha messo in prima pagina intitolandola «Noi donne non possiamo tacere». La Bongiorno non è Concita De Gregorio, il direttore dell'Unità. A luglio ha lasciato il PDL per aderire a Futuro e Libertà, ma la sua non è la lettera di una donna finiana, è la lettera di una donna. Una donna avvocato che chiarisce che prima di formulare i giudizi sulla fondatezza delle accuse mosse al Presidente del Consiglio bisogna attendere gli sviluppi processuali, ma poi scrive quello che quasi tutti pensano. Non è necessaria una sentenza per conoscere l'opinione di Berlusconi delle donne. Un'opinione da lui stesso espressa in modo inequivocabile con battute, barzellette, colloqui pubblici e privati. Quello che sembra maggiormente apprezzare nel genere femminile è
l'avvenenza al punto da far passare in secondo piano requisiti di ben altro spessore. Nel 1970 nella piazza del Campidoglio a Roma si erano radunati i baraccati calabresi che chiedevano una casa al sindaco, e siccome non li facevano, avevano freddo, c'era molto freddo, allora si misero a ballare.